Ciao ragazzi, sono Infiltrator e bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto devo dire perché sono in pigiama, perché praticamente sono quasi le 10 di sera che sto registrando questo video, quindi non scassatemi con gli... Vabbè. Oggi siamo in questo video perché, come avete visto dalla miniatura e anche dal titolo, oggi andremo a parlare di un gioco che vi sconsiglio assolutamente di provare. O almeno... provatelo se vi piacciono le cose horror. Oggi parliamo di un gioco che è uscito su Steam e anche su Steam e su Play. Cioè su Steam 5 anni fa e su Play tipo un anno fa. E stiamo parlando di Doki Doki Literature Club. Un gioco basato sugli anime, perché comunque Don Salvato ha voluto fare questa cosa qui. Ma che comunque ci sono tanti horror, tanti jumpscare, tanti easter egg. E... ci sono così tanti easter egg che io sono riuscito a finire completamente il gioco ottenendo tutti i trofei in solo 5 giorni. Sì, lo so, sono un nerd di merda, però vabbè. Oggi principalmente volevo parlare di questa cosa e di farvi vedere giusto giusto due piccole immagini che... cioè, non due piccole immagini, due piccoli video che praticamente vi spoilerano un pochettino le parti più schifose della trama di... questo gioco qua. Però comunque vi dico una cosa, forse ci sta che potrei anche portarci qualche live. Fatemi sapere se volete. Faccio le live, farò le live su questo gioco principalmente per farvi scegliere a voi la trama della storia, perché ci stanno, oltre alle narrazioni così, anche delle zone in cui si deve scegliere una strada, e ve la farò scegliere a voi in live, ovviamente, se volete che le faccio e se io ovviamente trovo tempo per farle. Prima di comunque continuare, porterò comunque altre, a parte le live, anche le storie secondarie come gameplay walkthrough, che praticamente ci sono queste storie secondarie che non c'entrano nulla con la trama principale del gioco, in cui praticamente ci sono le vicende tra questi personaggi di anime, ovvero Sayori, Monica, Yuri e Natsuki, che praticamente condividono rapporti di amicizia tra di loro in queste sette storie, che sono divise le prime sei in due parti e la settima è una parte sola. Quindi ci sa che porterò 13 video sulle storie secondarie, ma quelle non sono assolutamente horror, anzi, quelle probabilmente sono alcune parti molto toccanti e di conseguenza molto... abbastanza educative, cioè così tanto per dire. E nulla, adesso passiamo diciamo alla descrizione delle immagini che cioè dei video che vedrete tra poco su cioè delle video scary. Praticamente il primo video che andrete a vedere adesso è la parte finale del primo atto, in cui il giorno del festival il nostro protagonista si accorge che Sayori è un pochettino andata e arriva a casa sua e succede purtroppo questo. La prima volta che l'ho visto mi sono quasi messo a piangere. Davvero, davvero, davvero toccante. E anche spaventoso. La seconda invece arriva quasi circa alla fine del secondo atto invece, dove praticamente Yuri ti chiede se l'ami oppure no. E indipendentemente dalla scelta, lei praticamente fa questo. E dopo che fa questo, devi comunque stai per tipo 3 giorni nel gioco con davanti la schermata di lei praticamente morta sul terreno. E per non far... e nel mentre che dice tipo robe corrotte, non so nemmeno che cosa significano quelle robe lì. Thank you.
E nulla, io direi che per oggi può anche bastare qua, vi ho fatto già vedere fin troppo, se volete scaricare il gioco fatelo pure su Steam e su Steam credo sia gratis la versione normale, il Plus penso debba pagare un po', su Play c'è soltanto la versione Plus che io ho pagato ben 13 euro, 13 euro per un gioco che ho finito in 5 giorni, praticamente un furto, però vabbè. E nulla, fatemi sapere se magari volete che ci inizi a portare delle live su questo gioco qua. E nulla, da infiltratore è tutto. Ciao ragazzi.